Ho l'onore di guidare una lista civica che si chiama Impegno per Cimbergo e la parola chiave per noi è impegno. E questo è il mio slogan, la mia promessa, impegnarmi a fondo per affrontare e provare a risolvere i problemi di tutti i cittadini di Cimbergo, sottolineo tutti, quelli piccoli e grandi che sono nelle nostre possibilità ovviamente. L'impegno da dedicare al nostro paese perché lo merita, perché sta passando un periodo forse di appannamento, un po' in ombra, e invece va rivalutato. Il programma che abbiamo presentato, sul quale cercheremo di lavorare, consta di tre aree, diciamo, principali. Alcune opere che sono per noi prioritarie le elenco, sono la messa in servizio urgente della centralina idroelettrica che darebbe un po' di respiro economico anche a un bilancio in difficoltà come quello di molti paesi come il nostro. Dopo 10 anni di iter burocratico, ecco, noi riteniamo sia giunto il tempo di superare gli ultimi impasse e di andare verso la conclusione e metterla in servizio. La seconda questione è legata alla metanizzazione, chiamiamolo così, il collegamento della rete gas del nostro paese alla rete metano di Valle Camonica. Siamo l'unico paese nella valle non ancora collegato, e anche per questioni di economicità, di sicurezza, è un'operazione che dobbiamo fare. Il terzo aspetto riguarda la rivalutazione e la valorizzazione del centro storico, noi abbiamo un castello eccezionale che è già stato messo in evidenza, abbiamo una chiesa tra fine 500 e 600 e una serie di angoli caratteristici che vanno resi visitabili. Sul piano dei servizi invece abbiamo due o tre priorità. Sicuramente il nostro è un paese con molti anziani e la cura delle nostre persone anziane che rappresentano la comunità di Cimbergo è fondamentale, quindi il miglioramento. I giovani, per quanto riguarda il lavoro, sarà istituito uno servizio di assistenza e orientamento al lavoro del quale me ne occuperò personalmente perché il lavoro ai giovani crea futuro per il nostro paese. Chiediamo un voto libero, alla nostra gente, basta rancori, basta divisioni e torniamo a voler bene tutti insieme al nostro paese.